Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video e questa volta voglio fare anch'io il video di quelli che si acquistano cose random, casuali, online e per l'occasione, siccome stavo pensando di rinnovare un po' il guardaroba, ho pensato di provare a creare un outfit completo più o meno dal sito di Tallyway, perché non volevo spendere comunque tantissimo, però mi andava di comprare qualcosina di nuovo che comunque mi rinnova quello che ho. Proviamo a creare un outfit, vediamo che esce fuori. Male che va, le cose che prendo, se poi insieme non stanno bene, le porterò con altre cose che ho. Quindi io direi di iniziare. Allora, questo è il nostro bellissimo sito e io direi di andare dentro all'abbigliamento, alle varie categorie e vediamo. Allora, io volevo prendere, allora, innanzitutto una gonna. Mi va di prendere una gonna, possibilmente mini, speriamo. E impostiamo il filtro della taglia XS. Quindi, taglia impostata, ok. Quindi vediamo quante pagine ci sono. Dovrebbe essere solo così. Ok, sono tutte queste. Quindi, sono tutte in una pagina, benissimo. Quindi io direi di metterci un po' così al centro. Chiudo anche gli occhi. Faccio così perché io la benda sinceramente ce l'ho, ma non mi va di metterla. Quindi muoviamo un po' il mouse, su e giù, clicchiamo qui. Ok, ho preso questa. Vediamo un po' cos'è. Gonna nera scamosciata. Allora, non mi fa impazzire, però è carina, via, poi nera, quindi il nero è un colore che più o meno lo mettiamo con tutto, quindi ok, la prendo anche perché l'ho selezionata, aggiungiamo al carrello, poi vediamo, quindi gonna fatta, poi magari ci aggiungo qualcosina che mi piace a caso dopo, poi vediamo, prendiamo maglioni, io direi che un maglioncino ci può stare. Anche qui filtri, mettiamo sempre XS e aspettiamo che si aggiorni. Ok, quindi qui maglioncini, per esempio, quante pagine sono? Sono 5 pagine, quindi come facciamo? Facciamo andiamo sulla, proviamo a fare, se così riesco a cliccare su qualche numero, sposto qui, niente, devo andare qui, allora vediamo un po', sposto qui, ero vicino alla quarta pagina, ho anche cliccato, ok, quindi prendiamo i maglioncini di questa pagina, ok, chiudiamo gli occhi, ricominciamo il nostro bel giro, su e giù, chissà che cosa ci capita. Qua, ho preso questo, ci sono anche diversi colori, allora è carino perché comunque non è lunghissimo, vediamo com'è, con quella gonna non credo che stia benissimo, però dai, ha un collo abbastanza particolare anche, la forma anche davanti, dai, è carino, più o meno, dai. È sportivo, con quella gonna vabbè, non c'entra nulla, però dai, quanto costa? 22 euro. Vediamo che colori ci sono, perché il grigio sinceramente è un po' triste. Azzurro è bello. Dai, azzurro è bellissimo. Questo? No, verde no, verde è un colore che non è che proprio mi entusiasma. Anche il violetto è molto carino. Ma siccome però azzurro non ho nulla, io lo prendo azzurro, sì, blu, ok, XS, aggiungi, poi vediamo che altre categorie abbiamo, abbiamo felpe, un po' mi attirano, coprispalla che cosa è? Vabbè, dei giacchetti, non lo so, questo vedo un attimo. Allora, prendiamo, io direi anche un bel vestitino però, body, un bel body con quella gonna secondo me ci può stare,
Vediamo quante pagine sono di body. 2 pagine. Allora facciamo 1, 2, 1, 2 qui. Ero vicino al 2, quindi nella seconda pagina. Ok, cominciamo la nostra ricerca. Qui, qua, là, su, giù, qua. Ok, ho preso questo. Ah, c'è anche lo sconto, 6 euro. Dai, questo è carino, sta bene anche con la gonna. Multicolor. Vabbè, è un po' nero, un po' rosino. Vabbè, peccato per le maniche corte, però tipo sotto a qualcosa ci può stare, è carino. Poi per 7 euro è un body che fa sempre comodo. Aggiungi al carrello. Ok. Poi vediamo, io direi un vestitino. Il vestitino mi attira, perché a me d'inverno, in autunno, i vestitini piacciono molto. Anche se vedo che qui sono cose abbastanza estive. Vediamo quante pagine sono. Ah, solo 2. Quindi facciamo come al solito. Qua, là, qui. Niente, ho cliccato sulla seconda, quindi devo andare qui. Ah, mettiamo i filtri. XS. Aspettiamo che si aggiorni. E proviamo. Vediamo che cosa esce con i vestitini. Io adoro i vestiti. Mi salvano proprio l'outfit. Qui. Comunque io sono fortunata che clicco e clicco sempre qualcosa. Ah, dai, questo è carino. Corto. Con il body potrebbe andare bene. Ah, no, non c'è la taglia. Ma allora io che l'ho impostata... Ah, aspetta. Bisogna impostare allora il filtro anche su questa seconda pagina, perché qui non lo sente allora. Impostiamo il filtro. Ok. XS era impostato. Ah, riproviamo. È la seconda pagina di vestiti? No. Noi abbiamo detto la seconda, quindi dobbiamo andare nella seconda. Ok, riproviamo, ma io il filtro che l'ho messo a fare, se poi non funziona, qua, là, su, giù, qui. Non mi piace. No, vi prego, perdonatemi, ma questo tutta con pantaloncini, cioè, non mi piace, no, questa la salto. Dai, posso farlo, una volta posso farlo. Allora, riproviamo. Il prossimo che capita lo prendo. Giuro, prometto. Non mi piace proprio quella lì. Che ho preso? Niente, meno male. Allora, ma quante sono? Allora, vediamo. Quella tutina comunque era orrenda. A me sarebbe stata veramente brutta. Qui. Preso? Niente. Riproviamo e poi casomai cambio categoria. Qui dove sto? Niente, qua su. Niente, il vestito non è il caso. Allora proviamo camice, che forse siamo più fortunati. Vediamo quante pagine sono di camice. 2, quindi come al solito qua, là, qui. Sono più vicino all'1, quindi resto qui e vediamo il filtro. XS. Ok, cominciamo il nostro tour nel magico mondo delle camicie. Qui. Che ho preso? Ah, però ero qui. Quindi ero proprio qui, quindi prendo questa, vediamo. Dai, è carina! È carina perché ha tutte queste righe messe un po' così storte, carina. Ha i bottoncini dietro, dai, questa è veramente molto molto particolare. Ah, carina. Ok, la prendiamo. XS. Aggiungi al carrello. Poi a questo punto io direi di andare, quindi più o meno abbiamo preso, di andare accessori,
vediamo un po' qui cosa c'è. Cappelli, sciarpe, però no. Scarpe, vediamo scarpe, però non prometto perché già ho preso abbastanza. Qui c'è solo una pagina, però no, a me le scarpe che costano pochi soldi no. Quindi io direi che per il momento facciamo che basta così e niente, attendiamo che arriva tutto.